Bene, oggi siamo con Matteo Ianzano, segretario cittadino del PD. Viene in un momento particolare, scendete in campo con una serie di associazioni, con una serie anche di delusi, con qualcuno che si è sfilato dalla quarta gamba. Chiaramente un segnale alla città e lo fate prima delle votazioni del 4 marzo. Perché avrete inteso oggi organizzarvi in questo modo? Oggi ci siamo ritrovati qui, dopo che abbiamo sottoscritto una serie di incontri con alcune forze politiche, associazioni e movimenti della città. Il primo obiettivo è innanzitutto quello di rinnovare la politica. Come Partito Democratico, portando sempre in mente le parole del nostro segretario provinciale, Elia Zarone, le porte del Partito Democratico le dobbiamo aprire per farle entrare nelle persone, non per farle uscire. E sicuramente vogliamo far crescere il Partito Democratico nella città, che ha attraversato un periodo molto lungo, con una vecchia classe dirigente. Abbiamo questo appuntamento che delle politiche del 4 marzo e sicuramente un primo banco di prova di collaborazione con queste nuove forze sarà il voto al PD in 4 marzo. Ciro Persano, segretario di Direzione Italia, oggi un'occasione, quella nella sala conferenze della casa di riposo Concetta Masselli, di mettere insieme più associazioni, più movimenti politici e tra le altre cose una scelta politica anche quella di riunirsi prima della data fatidica del 4 marzo. Gli obiettivi sono quelli di arrivare al 2019 con una coalizione coesa, compatta, che possa dare un rinnovamento a questa città. Noi ci mettiamo la faccia e da questo momento, facendo parte di una coalizione, sosterremo i candidati della coalizione. Ecco, San Severo per l'ennesima volta rischia di rimanere senza rappresentanze. Già alle regionali ci fu un flop e alle nazionali non abbiamo candidature in posizioni certe e chi ha margini per poter accedere al Parlamento ha veramente delle percentuali risicatissime. Ma il problema è questo, con questa coalizione, che io non la voglio chiamare coalizione, con questo gruppo di lavoro abbiamo dimostrato e tentiamo di dimostrare che è l'unione che fa la forza. Noi non abbiamo rappresentanti ai vari livelli perché siamo divisi tra di noi e allora ne fa buon gioco chi viene da fuori e si inserisce nelle divisioni. Noi stiamo cercando di portare avanti un discorso di unità, soprattutto sugli uomini al di là delle sigle e delle bandiere.